Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi effettivamente vi piace rimanere in mia compagnia e quindi insomma vi va di non perdervi anche i miei prossimi video e quindi insomma prendetela. Bella, perché no? Decisione di iscrivervi al mio canale. Ricordatevi, poi vi compare da questa parte nel momento dell'iscrizione di attivare la campanellina alla voce tutte, così man mano che io metto online i miei video in maniera puntuale dovrebbe arrivarvi la notifica. Non riuscivo poi a trovare un po' un'inquadratura per girare, insomma mi sembrava di sparire, di tagliarmi la testa e chi più ne ha più ne metta. Ho pensato di dire la mia, insomma, la mia review su un prodotto di skincare. Se ne parla già tanto, è un prodotto famoso, però insomma mi va di dire anche la mia proprio perché è un prodotto che è piaciuto molto anche a me. In realtà io ne ho usato continuativamente un po' di confezioni, ma ecco insomma di cosa si tratta. Magari un po' di persone avevano anche già indovinato. Fatemi poi magari sapere giù nei commenti. Allora appunto cerco di avvicinarmi così senza tagliarmi la testa in modo che nonostante insomma l'effetto specchio della ripresa con il telefono, riuscite a vedere bene il prodotto in questione. Si tratta del siero quotidiano fortificante anti-inquinamento della linea Elixir Botanique di Yves Rocher. Penso che almeno per sentito dire o per quanto se ne è sentito parlare su YouTube, su Instagram, in televisione, proprio insomma anche le pagine delle riviste cartacee, insomma di nome, come ho accennato poco fa, un po' tutte e un po' tutti lo conoscete. Questo è il pack secondario in cartone, poi qui con la finestrella, come la chiamo io. Non so perché mi viene da ripartire proprio dall'idea del prezzo. Sia che voi lo acquistiate nei negozi fisici o dalle consulenti o consigliere di bellezza di Verochet, che dir si voglia, quindi da catalogo, ci sono sempre degli sconti piuttosto interessanti, quindi non vi dico neanche indicativamente il prezzo perché io l'ho sempre acquistato con un bello sconto e non a malapena ricordo il prezzo di partenza. La cosa interessante è che di solito i sieri viso sono referenze da 30 ml, invece questa è una bella referenza da 50 ml con 6 mesi di pausa. Per quanto ci vuole un pochino perché comunque ne basta una minima quantità, però in 6 mesi hai voglia, però magari poi si preferisce alternare qualche texture diversa. Ok, quindi secondo me è anche diciamo, un periodo interessante di PAO per questa tipologia di prodotto. Allora, a me piace veramente tanto. Ho provato anche delle creme viso, sempre di questa linea Elixir Botanique, ma non mi ci sono trovata così bene, tanto che non ho neanche, diciamo, pensato di fare una recensione perché sicuramente valide, ben formulate, ma la mia pelle tendevano ad essere un pochino pesanti, quindi la mia pelle insomma non le assorbiva. Poi magari capiterà che in un futuro vi parlerò invece di quella crema di Yves Rocher che invece insomma mi piace molto per la pelle del mio viso, ma intanto siccome questo è un prodotto di cui in realtà non so perché non ho fatto prima la recensione, ma pazienza, insomma ero
ma ci sta, visto che veramente almeno quattro confezioni le ho usate continuativamente. Io personalmente preferisco utilizzarlo al mattino. Tra l'altro, ecco, magari lo tengo così in modo che sia abbastanza vicino. Sì, poi qualsiasi sia, diciamo, la texture della crema da giorno, crema con un SPS, insomma, 30, che io non, quando uso una crema con un SPS, non uso mai, insomma, qualcosa che sia al di su meno di un 25-30, ecco, neanche a gennaio, perché ci tengo a proteggere la mia pelle, per cui diciamo non va poi ad avere quella texture pesante che poi, insomma, considerato che io vado ad applicare la crema, vado quindi il siero, una crema molto leggera da giorno, la protezione solare e poi sopra comunque un fondotinta sempre con un SPF almeno 25-30, ribadisco qui, insomma, anche a dicembre e gennaio. Non si rischia che si crei quell'effetto che mi dispiace, magari ci saranno termini più specifici, però io mi sono abituata a chiamarlo così quando effettivamente un prodotto tende ad essere pesante per la nostra pelle, oppure un mix di texture tendono a non andare d'accordo fra di loro, che vi ritrovate con dei pallini proprio che sembra magari pelle che ci sta abbandonando, ma non è così. E quindi quei pallini, no, che poi si vanno anche a creare con la gomma da cancellare quando viene utilizzata. Insomma, quindi io lo chiamo e lo chiamerò probabilmente ancora per un po' effetto gomma da cancellare. Quindi sicuramente un suo punto a favore è che va d'accordo bene o male con le texture dei prodotti che poi, insomma, successivamente si vanno ad applicare. E proprio perché, per carità, mi piace un certo tipo di trucco, ma amo questo effetto di stratificazione per andare a proteggere il più possibile la mia pelle, un prodotto che abbia questo tipo di caratteristica per me è decisamente importante. Adesso vado con una minima quantità e mi avvicino in modo che voi possiate vedere la texture. Come vedete, è pressoché liquida, si assorbe strarapidamente. Devo dire che in generale, poi ci sarà da vedere quando le temperature saranno più basse ed aumenterà il freddo, comunque la pelle del mio viso, e quindi, insomma, quando parlo di viso io parlo anche di collo e insomma la zona immediatamente sopra al seno va d'accordo con questi sieri con texture molto liquida e, insomma, immancabile una sbirciatina all'inci. Insomma, non sono una grande appassionata, ma non ho proprio delle basi solide di studio per potermi definire esperta. Allora, quindi subito dopo l'acqua abbiamo la glicerina, l'estratto di afloia, l'acqua di mare, la gomma santana, che non so perché l'ho nominata, non essendo comunque una sostanza funzionale caratterizzante, il Carpobrotus edulis, io l'ho. Questo è, insomma, un estratto vegetale proprio perché, insomma, la caratteristica di Yves Rocher è di utilizzare ampiamente nelle formulazioni dei propri prodotti gli estratti vegetali e mi viene da chiamarlo così, Carpobrotus edulis, quindi al di là poi del nome effettivo e del nome inci. L'inositolo. C'è in una posizione, diciamo, quasi a metà dell'inci il profumo presente come fragranza, ma olfattivamente, secondo me, quasi non si percepisce. C'è proprio questo profumo molto fresco, ma che non riuscirei nemmeno a definire erbaceo. Quindi, sì, olfattivamente, secondo me,
quasi non lo si percepisce, ribadisco. Allora, un altro estratto che al momento io non riconosco, l'alga, poi dovrebbe esserci, sì, adesso non me lo ricordo, perché comunque, ripeto, questo è un siero fortificante giornaliero anti-inquinamento con appunto questa microalga che è appunto Tetraselmis, via dicendo il nome Inci, e il nasturzio della Bretagna. In questo momento non riesco a riconoscere il nome Inci del nasturzio, però così proprio a naso, insomma, assolutamente c'è. La presenza di ingredienti di origine naturale, insomma, piuttosto alta, perché abbiamo un 99%. Carino, perché poi vi volevo anche far vedere che proprio perché è sempre con qualche promozione, con qualche sconto accattivante sul catalogo, non mi ricordo se catalogo 13 probabilmente, appunto, del consigliere di bellezza, abbinato c'era appunto questa mini taglia da 15 ml, comoda magari anche da portarsi in giro, o insomma, se proprio, o magari insomma, siamo colte da questo lampo di generosità da far anche provare all'amica con 15 ml, insomma, c'è la possibilità di avere veramente una mini taglia di siero viso e quindi di farsi un'idea se il prodotto può fare o meno per le proprie esigenze. Al di là del fatto che ad una pelle sensibile o ad una pelle grassa ma con acneica, quindi insomma con una situazione un po' più, diciamo, complessa, ecco, mettiamola così, io consiglio di provarlo proprio una micro goccia qui a livello degli zigomi. Per il resto io sinceramente, poi insomma anche qui prendete tutto con le pinze, ma mi sento di consigliarlo effettivamente per tutti i tipi di pelle e veramente, ma poi qui ognuno guarda la sua situazione, però dai, insomma facciamo circa 30 anni ai 45, anche sì, indicativamente, poi magari anche un po' più di 45 anni se la pelle magari è una pelle mista che fa fatica a sopportare delle texture un pochino più ricche, potrebbe essere, perché no, un'alternativa interessante. Questo prodotto per me è assolutamente promosso. Tra i sieri che ho provato ultimamente, poi magari farò altre tipologie di video confrontandone alcuni tra di loro qui, insomma, ho preferito proprio riservare un video recensione al singolo prodotto, tra quelli che mi sono piaciuti di più. Ed è assolutamente promosso con un bel 9,5. Quindi, insomma, per chi ha visto altri video e sa che io non do mai 10, insomma, è un voto decisamente alto per me. Fatemi sapere se lo conoscete, se lo avete provato, se vi incuriosisce. Scusate, io ricci un po' super ribelli. Se anche voi, magari, come me, vi siete trovate o trovati. Perché potrebbe essere insomma adatto anche per la skincare maschile, molto bene con il siero, ma non altrettanto con le creme di questa linea di Yves Rocher, il Elixir Botanique. Insomma, se appunto l'argomento vi prende nelle vostre corde, bando alla timidezza. E non esitate a dirmi la vostra giù nei commenti, ripeto, perché invece a piacere semplicemente di lasciare il cuoricino, poi magari insomma anche il cuoricino verde trattandosi di Yves Rocher, il bradipo, insomma la stella, il sole, tutti quei simboli allegri e felici che ci riportano anche, perché no, alla buona fortuna, assolutamente apprezzatissimo anche il passaggio e il saluto.
Io vi ringrazio per aver visto il mio video fin qui, ringrazio i vecchi iscritti, i nuovi iscritti, insomma tutte le persone che in qualche modo mi stanno affiancando in questo mio percorso su YouTube, che mi auguro, insomma, che sia ancora lungo e felice. Io vi mando un bacio grande, un altro e un altro ancora. Ciao a tutte e ciao a tutti, ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!